Salve, buon inizio di settimana a voi tutti, ben ritrovati con la nuova edizione del TG Blu. In apertura torniamo a parlare del riordino ospedaliero, di quelli che saranno gli effetti del provvedimento che il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano continua a sostenere siano volute dal Governo, da leggi, da normative nazionali. Questo pomeriggio si riunirà la Giunta regionale, entro sera il piano di riordino ospedaliero dovrà essere partorito, sabato grande assemblea dei sindaci a Bari, Emiliano sarebbe stato chiaro nonostante le proteste, ma ascoltiamole, vediamo cosa è previsto per il territorio di Capitanata. Si aprirà ufficialmente questo pomeriggio la Giunta regionale pugliese sul riordino ospedaliero che entro sera dovrà essere necessariamente approvato e i territori sono col fiato sospeso. Questa sera a San Severo fiaccolata Promastellimascia per il quale pronto il ricorso al TAR, Cerignola e mobilitazione continua col primo cittadino Franco Metta e il comitato spontaneo nato a difesa del Tatarella. Con Manfredonia ambiscono al primo livello dall'ipotesi di nosocomio di base già preannunciata, ma Emiliano non sembra andare in quella direzione. All'assemblea dei sindaci riunitasi sabato a Bari è stato chiaro. Se noi diciamo che è un ospedale di primo livello e poi gli mancano i reparti che sono essenziali per il primo livello, strutturiamo una condizione di imprudenza, si dice tecnicamente. E quando si verifica un evento c'è una responsabilità di tutto il sistema. Quindi per la provincia di Foggia esulterebbe solo Lucera, per il resto la decisione sarebbe pilatesca per non scontentare nessuno, quasi queste le dichiarazioni. Quello che io dirò nella relazione introduttiva alla discussione di giunta più o meno è questo. Foggia, ci sono già troppi posti letto e noi dobbiamo ridurre un po' i posti letto di Foggia. Non solo, dobbiamo ragionare su Lucera, perché Lucera è un ospedale che era già stato programmato per essere chiuso, però è un ospedale che le stesse norme potrebbero consentire, ovviamente in ambiti molto molto prudenti, di tutelare e ovviamente abbiamo altri tre ospedali, San Severo, Cerignola e Manfredonia. Nessuno dei tre ha totalmente i requisiti di un primo livello, quindi potrebbe verificarsi l'ipotesi che questi tre siano tre esempi di ospedale di base fortemente rafforzati. Quindi l'affondo politico nei confronti degli oppositori. La scomparsa degli interventi dell'opposizione in questa assemblea è un dato di fatto politico importantissimo. L'opposizione preferisce andare a fare questi discorsi dove il pubblico è meno qualificato di questo. Tutti quelli che su questa complessità che stiamo cercando di dominare si divertono a fare le loro campagne elettorali sono dei traditori della Puglia, sono gente da non rispettare. A fondo che riguarda anche il Movimento 5 Stelle, sabato in sit-in fuori dal Policlinico al pari del comitato di Cerignola giunto sin lì. E quando Emiliano scrive in un comunicato stampa che è stato condiviso, io vi assicuro che non è stato condiviso niente, è stato deciso nelle camere fra di loro, i manager hanno chiesto, hanno fatto i conti e hanno deciso questo si chiude e questo si apre. E i cittadini di Cerignola sono qui per dire a Emiliano ripensaci, non vogliamo il declassamento del nostro ospedale. Per l'assessore regionale Leonardo Di Gioia, per l'ASL di Foggia ci sarebbero ancora i margini per ottenere un ospedale di primo livello. C'era anche l'assessore foggiano Leonardo Di Gioia sabato nell'auditorium del Policlinico di Bari ad ascoltare i sindaci e a ricevere le istanze di quelli della Capitanata, nel ricordare normative nazionali che imporrebbero di rivedere ancora il sistema sanitario pugliese. Di Gioia apre la possibilità, che non sembra però essere nell'intenzione di Emiliano, che la Capitanata la spunti per un ospedale di primo livello. Allo stato è l'unica ASL per la quale non è stato previsto, ma esorta l'assessore a mettere da parte i campanili. La provincia di Foggia non è l'unica a non avere un ospedale di primo livello, lei è soddisfatto di questo piano? È anche l'unica però ad avere due ospedali come San Giovanni e il Policlinico, diciamo l'ospedale riuniti di Foggia, misto ospedaliero universitario, e quindi ha in questo una tipicità che le altre province non hanno.
Io non mi posso sentire soddisfatto finché non vedremo poi gli effetti che questa decisione dovrà assumere. È chiaro che il Presidente ha tenuto per sé la delega proprio per poter coordinare al meglio anche quelle decisioni che sono un po' più dolorose per i territori. Io credo che noi dovremmo restituire a questi territori una sanità di base molto forte, molto consistente, e dovremmo continuare in queste ore a spiegare perché sarebbe forse utile per la provincia di Foggia avere un ospedale, almeno un altro ospedale di primo livello, cioè che possa alleggerire la pressione che pure arriverà su Foggia e San Giovanni. Fra Cerignola e San Severo. Fra Cerignola, Manfredonia e San Severo si potrebbe individuare un ospedale di primo livello, ovviamente lo si dovrebbe fare con un'intesa anche tra gli enti locali, che non dovrebbero arroccarsi in difese campanilistiche, ma con la ragionevolezza di una provincia intera che deve poi essere valutata in termini sanitari anche sulla capacità che avrà questo ospedale potenzialmente di rispondere all'esigenza di salute che pure arriva. Inevitabilmente il provvedimento divide il territorio pugliese tra soddisfazioni ed amarezze. I sindaci tornano a casa, chi con ciò aveva chiesto, chi invece ha mani un po' più vuote. Abbiamo ascoltato il parere di alcuni afferenti ad ASL diverse da quella di Foggia. Riordino ospedaliero, soddisfazione ed amarezza per i sindaci di Puglia a seconda di come verranno colpiti i territori dal provvedimento. Nessuna modifica pare per Lecce provincia, tant'è che i sindaci non hanno interesse a presentarsi alla donata di sabato a Bari. E se la capitanate sulle barricate, a Bari il sindaco Antonio De Caro, nella cui ASL pure dei 9 si perdono 2 ospedali di base, parla così. Siamo soddisfatti nel senso che ormai la tendenza della Puglia è quella delle alcune regioni più virtuose, è quella di concentrare le specializzazioni negli ospedali più importanti. La spinta che deve arrivare in regione adesso è quella di dedicarsi molto di più alla sanità territoriale, che poi è la sanità di prossimità, quella che interessa di più ai cittadini. Una parola alla territorialità richiamata anche dai sindaci di Trani, Nicola Giorgino, e di Laterza, provincia di Taranto, Gianfranco Lopane. È evidente che la provincia Barletta Andrea Trani, che da sempre è stato anche un territorio virtuoso perché ha sempre dato in termini di efficienza anche come ASL, essendo una delle più virtuose nella regione Puglia, è penalizzata da questo piano di riordino, perché nonostante il riconoscimento di 2 ospedali di primo livello e un ospedale di base, però vede un forte ridimensionamento rispetto a quella che è l'attuale situazione dell'ospedale di Canosa e l'ospedale di Trani, che fa seguito alla chiusura degli ospedali di Spinazzola e Minervino. È altrettanto evidente che abbiamo sempre dimostrato maturità come territorio cercando di favorire alcuni processi di riorganizzazione, però dovevano essere accompagnati anche dalla realizzazione di strutture sanitarie territoriali. Ecco, ci auguriamo che il piano possa trovare attuazione con la contestualizzazione rispetto a queste aperture, che potrebbero dare altri servizi sanitari ai cittadini del nostro territorio e della nostra provincia. Beh, lo scenario è quello della diversificazione di un solo ospedale, anche se non ci conforta affatto la classificazione degli altri ospedali. Pare che ce ne sia uno di secondo livello e uno solo di primo livello e 3 di base. Noi speriamo che questo possa essere derogato, perché abbiamo un territorio così ampio che meriterebbe strutture di primo livello. Chiudiamo la pagina dedicata alla sanità ricordando che sono ore cruciali a Bari e che entro sera dovrà essere varato il provvedimento di riordino ospedaliero della rete pugliese. Andiamo all'Università di Foggia, oggi inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del ministro Maurizio Martina. Clima delle grandi occasioni questa mattina a Foggia per l'inaugurazione del nuovo anno accademico, un anno importante per il futuro dell'Ateneo Dauno, che nonostante i pochi fondi a disposizione resta un'eccellenza soprattutto nel campo della ricerca. Il rettore Maurizio Ricci. Sotto quale auspicio si apre il nuovo anno accademico? Beh, un auspicio di forte crescita anche del nostro Ateneo, che ormai si pone all'attenzione sicuramente nazionale e anche internazionale. Alcuni nostri ricercatori hanno ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti anche all'estero. Desidero anche sottolineare un altro elemento, a mio avviso importante. Per la prima volta abbiamo un titolo giuridico a utilizzare, l'ex IRIP, e questo mi sembra anche molto importante, perché di recente l'assessore regionale al bilancio e al patrimonio
Raffaele Piemontese ha risolto la questione, perché in effetti dall'atto di costituzione del nostro Ateneo non eravamo stati ancora in grado di perfezionare questo passaggio burocratico, e quindi per noi anche questo è un elemento assolutamente importante. Presenti all'inaugurazione diversi rettori e prorettori delle università del centro-sud Italia, tutto il mondo accademico, la politica regionale e provinciale, ospite d'onore il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che dice di puntare sempre di più sulla ricerca scientifica. L'Università di Foggia è l'espressione di un'esperienza che dal basso ha maturato delle competenze straordinarie. Abbiamo delle occasioni davanti, ministro, ad esempio al fatto che se guardiamo al Mediterraneo e guardiamo al grande tema della cooperazione agricola, scopriamo che ad esempio ci sono dei percorsi sul versante della ricerca in campo agroalimentare che possono essere esplorati sempre di più, e qui il governo italiano ha fatto delle cose importanti. Penso in particolare a questo grande progetto chiamato PRIMA, che è il primo progetto di cooperazione in campo agricolo sul versante della ricerca. Penso che Foggia possa fare parecchio da questo punto di vista. E prima dell'inizio della cerimonia, il ministro Martina ha incontrato una delegazione di agricoltori che al ministro hanno riferito la loro percezione di estrema insicurezza ormai nei campi di Capitanata. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina torna a Foggia dopo le alluvioni che colpirono il Gargano nel 2014, all'indomani della firma del decreto di calamità naturale per le aziende agricole dei Monti Dauni danneggiate dai nubifragi dello scorso mese di ottobre. Foggia, capitale dell'agricoltura, con tante opportunità da sviluppare. Beh, assolutamente sì, con diverse opportunità davanti da sfruttare, un lavoro da fare insieme, tanto dal governo nazionale quanto da quello territoriale. Penso in particolare a una realtà straordinaria come la filiera del pomodoro, l'occasione che c'è di fare passi in avanti importanti per organizzare meglio questo settore e più in generale per lavorare di più sull'agricoltura foggiana e pugliese. Martina ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle associazioni agricole di Capitanata, che non hanno esitato a chiedere più attenzione verso il territorio, dalla lotta al caporalato alle frodi agroalimentari, all'agropirateria, ma soprattutto hanno chiesto più sicurezza nelle campagne, prima di tutto una legge sulla tracciabilità. Quando la legge sulla tracciabilità la Puglia la invoca da tempo? Guardi, la partita della tracciabilità agroalimentare è una partita che noi giochiamo in campo europeo. È importantissimo che alcuni paesi, fino a qualche giorno fa, molto distanti da questo tema, penso alla Francia, in realtà proprio in queste settimane, grazie all'iniziativa italiana, hanno iniziato seriamente a considerare la questione. Porremo la questione anche al prossimo Consiglio europeo di marzo. Io credo che su questo ci giochiamo tantissimo e abbiamo bisogno che l'Europa sia al nostro fianco, che faccia definitivamente un passo per avere leggi europee all'altezza di questa occasione. Ed è stata l'occasione anche per una protesta degli immigrati provenienti dalla struttura, dal ghetto di Rignano. Manifestazione di protesta questa mattina di oltre un centinaio di cittadini stranieri, in particolare nordafricani, che vivono nei vari ghetti della provincia di Foggia. Numerosi anche gli agricoltori delle campagne che sono giunte anche da fuori regione, tra cui Rosarno e Gioia Tauro. Numerose le rivendicazioni che chiedono al ministro Martina e al presidente della regione Puglia Michele Emiliano. In particolare il riconoscimento per i lavoratori non comunitari del permesso di soggiorno e per tutti i lavoratori della residenza, l'ottenimento e il rispetto dei contratti collettivi, inclusi il trasporto gratuito sul luogo di lavoro, la garanzia di un alloggio adeguato e dell'assistenza sanitaria. Siamo stanchi, hanno detto questa mattina, di ascoltare le solite promesse mai mantenute. Vogliamo risposte concrete che diano soluzioni reali. A noi dicono che contribuiamo in maniera significativa a rendere la Puglia uno dei poli maggiori per l'export di prodotti agroalimentari. Ma allora ascoltiamo direttamente dalla voce dei lavoratori le loro rivendicazioni. Noi stavo qui per dare permessi di soggiorno, perché se non c'è permessi di soggiorno non posso lavoro. Devi aiutare noi pure dove si dorme, perché dove noi dormi c'è la gente che stanno dentro la tenti di questo inverno, ma è brutto. Tutti gli stranieri di Foggia Zone ce l'ha assai problema.
perché non c'è documento, non c'è a casa. Sempre dormire tenti, dormire non è buono così. Non c'è mangiare, se tu non vuoi lavoro, come si fa a mangiare? Ci spostiamo ora a San Severo. Paura questa mattina in via Teano Appulo, in pieno centro cittadino, è stata rinvenuta una granata, l'ordigno probabilmente di fabbricazione est europea, era vicino ad un marciapiede, tutta la zona è stata transennata e interdetta la circolazione stradale e dei cittadini per circa 3 ore. Bravata o atto intimidatorio? Sono le due ipotesi al vaglio della polizia che sta indagando sulla granata trovata ieri mattina in via Teano Appulo, in pieno centro a San Severo. Un ritrovamento inquietante perché l'ordigno, sembra di fabbricazione dell'Est Europa, poteva esplodere. Secondo quanto riferito agli artificieri, infatti, l'ordigno, sebbene svuotato dall'esplosivo, aveva la spoletta per l'innesco e una capsula con una piccola dose di polvere pirica. Tutta la zona è stata transennata e interdetta la circolazione stradale ai cittadini per circa 3 ore. Un episodio allarmante, sia che si tratti di una bravata, sia che si tratti di un atto intimidatorio. Un episodio che evidenzia, ancora una volta, la situazione di grande difficoltà ed emergenza che sta vivendo San Severo, alle prese con i numerosi attentati dinamitardi messi a segno nelle ultime settimane. Un episodio allarmante anche perché quella granata abbandonata per strada, a ridosso di un marciapiede, poteva essere raccolta da chiunque, anche da qualche ragazzino incuriosito. Ed era sufficiente sfilare la spoletta, un piccolo gancio, per far esplodere l'ordigno e causare non solo danni, ma anche uccidere. E dunque davvero potenzialmente pericolosa la granata che sarà ritrovata questa mattina a San Severo. Ci occupiamo ora di politica, di Partito Democratico, perché dopo le durissime dichiarazioni dell'europarlamentare Elena Gentile nei confronti di alcuni esponenti del partito, c'è la risposta dell'assessore al bilancio Raffaele Piemontese e del deputato del Partito Democratico Michele Bordo. Onorevole Bordo, che sta succedendo all'interno del PD? Ogni volta prima del congresso si animano le faide interne. Che sta succedendo? Ma nessuna faida. Succede che ogni volta che c'è il congresso c'è qualcuno che si agita. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo detto in modo molto chiaro che se qualcuno ritiene che ci siano state delle anomalie, delle forzature, farebbe bene a rivolgersi agli organismi di garanzia e non certamente ai giornali. Quindi nessuna anomalia nel tesseramento? Ma non sono io che lo devo stabilire, così come non è nessun altro. Ci sono gli organismi di garanzia che su questi temi si esprimono, per cui per quanto mi riguarda non ci sono state forzature, non ci sono state anomalie. Con Elena Gentile? Elena Gentile fa la parlamentare europea, fa bene il suo lavoro e spero che continui a rappresentare bene questo territorio. Se si dedicasse molto di più a quello che fa, come dovrebbe fare ciascuno di noi innanzitutto, penso che sarebbe meglio per tutti. Ma lei vuole arrivare a prendere il posto di Emiliano Abbari? Ma io vorrei fare il Presidente della Repubblica, dopodiché non ho 50 anni e non è detto che tutto quello che si voglia fare nella vita poi si possa fare. L'assessore Piemontese vi ha fatto perdere la pazienza, Elena Gentile? Noi siamo un grande partito dove c'è una democrazia interna. È evidente che quando poi si va al di là e si rischia di danneggiare il Partito Democratico stesso, e questo a discapito della passione di tanti militanti, è evidente che ci può essere un richiamo, più che altro come dirigente politico, a un confronto anche acceso all'interno del nostro partito, ma non è giusto utilizzare le televisioni e i giornali per danneggiare il Partito Democratico stesso. Ci occupiamo ora di cultura con gli appuntamenti, uno degli ultimi al Teatro Giordano. Prima volta non si scorda mai e siamo certi che il palco del Giordano difficilmente dimenticherà la serata di ieri, quando Senza Resa, cover band foggiana di Vasco Rossi, ha travolto e stravolto gli spettatori. Dopo le note più pacate della lirica, del jazz e del pop, ora è toccato al rock, che ha fatto così il suo debutto a Teatro Comunale. È
per questa premiera a far battere i cuori dei foggiani c'era anche Maurizio Solieri, storico chitarrista del noto rocker di Zocca. La mia passione per la musica, grosso modo, nasce nel 1963, quando avevo 10 anni. In quegli anni, sai, Beatles, Rolling Stones, tutto il beat inglese, il blues, eccetera, eccetera, per cui grazie ai miei fratelli più vecchi di me, che se ne andavano in America e in Inghilterra, ho conosciuto i primi grandi gruppi inglesi e da lì mi è scattata la voglia e pian pianino mi sono avvicinato a una chitarra da 8.000 lire che mi aveva regalato mia madre. Non esistevano le scuole musicali, io sono un completo autodidatta. Un progetto che sto realizzando di questi ultimi tempi è un vinile di brani strumentali, alcuni tratti da dei lavori che ho fatto nel passato, negli ultimi anni, in dischi a mio nome in cui c'erano brani cantati e brani strumentali, e altri inediti. In scaletta, in occasione di questo inedito show, le tappe di un viaggio lungo e sentimentale, in fondo è pur sempre una tribute band che dal 99 porta i successi di Vasco in giro per l'Italia con performance e arrangiamenti dal taglio sofisticato. E anche questa volta il Giordano è stato preso d'assalto. Era una scommessa, portare in un posto come il Teatro Giordano è ancora più bello per noi perché essendo foggiani è molto importante, quindi insomma è davvero emozionante stare qui su. Come diceva Gaetano, quello che stiamo provando a fare è provare a portare questo spettacolo con la cover band di Vasco Rossi, l'ospite, in un teatro come, insomma, dove solitamente i generi musicali che si ascoltano in un teatro sono altri. Credo che non più tardi dell'anno prossimo faremo uscire il nostro CD con tutti i nostri inediti. Ed ora ci occupiamo di sport, il punto sul Foggia Calcio. Dopo ben 77 giorni, oltre 2 mesi e mezzo e 4 pareggi consecutivi, il Foggia torna a vincere nel suo Zaccheria ed è la prima volta in questo campionato che il Foggia riesce a vincere dopo aver incassato un gol dagli avversari. I rossoneri superano la Lupo Castelli, ultima della classe, e dimezzano il ritardo del primo posto del Benevento, fermato in casa dal Matera di Pasquale Padalino. Il 4-1 finale però non inganni, i rossoneri hanno dovuto impegnarsi a fondo per venire a capo del match, perché dopo il vantaggio iniziale di Angelo, ieri strepitoso, con una staffilata da fuori degna del miglior Vittorio Nocera, in atteso hanno dovuto incassare il pari dei laziali sul calcio di rigore concesso per un fallo di Narciso su Gurma, sfuggito allo Iacono e realizzato da Morbidelli. In 10 contro 11, richiamato Arcidiacono per far spazio a Micale, il Foggia nella ripresa va all'assalto della porta avversaria a testa bassa e trova il 2-1 grazie a Mino Chiricò in campo da 5 minuti in luogo di Vacca, che al quarto d'ora apre e chiude in gol su assist di Mello, un'azione al fulmicotone di ottima fattura. Al 21esimo il 3-1 ancora di Angelo, che mira e centra dalla grande distanza di nuovo il 7 della porta romana. Infine il 4-1 realizzato sul rigore da Sarno, con tutto lo Zaccheria che chiamava e chiedeva Angelo alla trasformazione dal dischetto. Alla fine applausi per tutti, con la testa però già ad Andria. E per chiudere vediamo insieme che tempo farà. Un buon inizio di settimana a tutti gli italiani che seguono ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 29 febbraio. È ancora il ciclone Golia a portare maltempo al centro-nord anche in questa giornata, ma ancora per poco. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord, maltempo su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, abbondanti e con temporali al nord-est. Migliora nel pomeriggio-sera. Al centro, piogge e temporali in Toscana, sul Lazio, piogge anche su Marche, Umbria e in Sardegna. Migliora un po' nel corso del pomeriggio, eccetto che sul Lazio. Raggiungiamo anche le regioni meridionali, dove avremo piogge sul Casertano, altrove bel tempo con cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Come saranno i venti? Saranno di bora su Alto Tirreno e Mar Ligure, scirocco in Adriatico, ionio e basso Tirreno, ostro burrascoso sul Tirreno centrale, neve abbondante sulle Alpi e sugli Appennini sopra i 900-1000 metri. Temperature previste. Minime in aumento su tutte le regioni con valori compresi tra 3 e 10 gradi.
Durante il giorno invece prevediamo 7-13 gradi al nord, 7-15 gradi al centro e fino a 17-19 gradi al sud. Il meteo.it vi augura una buona giornata. Arrivederci. È tutto anche da parte mia, grazie per l'attenzione. Arrivederci.